Che cosa nasce però nel 2015? Quindi in un momento in cui gli apparati americani, poi lo vedremo, prendono in mano le istituzioni, il governo, addirittura nel 2014 atterra Biden a Kiev, raduna i membri di questa, della più grande compagnia energetica ucraina, imponendo l'assunzione del figlio Hunter Biden per $50,000 al mese, che quella era una sorta di tangente, probabilmente doveva arrivare a lui, perché non c'è altra spiegazione. Il figlio Hunter non è un esperto di energia, è un personaggio anche controverso, era stato congedato dai servizi per problemi con la cocaina, diciamo non è un personaggio a $50,000 al mese per consulenze sull'energia, però viene assunto da questa compagnia ucraina di gas ed energia, la principale, proprio in quel periodo esatto. Ma in quel momento il buon Zelensky fa un altro lavoro, l'attore in un ruolo molto particolare. E qui nasce l'operazione, io la definisco la più grande operazione di marketing politico della storia. Loro creano una fiction, una sitcom. Dal titolo? Dal titolo Servitore del Popolo. Il Presidente Perfetto, tipo. Il Presidente Perfetto, Servitore del Popolo, servitore dove c'è popolo. Questo personaggio che interpreta il ruolo di una persona comune che a un certo punto decide di insorgere contro la corruzione, contro i politici, un suo video diventa virale, lui diventa amato dal popolo e diventa nella sitcom il presidente dell'Ucraina, presidente perfetto che lotta contro gli oligarchi, che vuole fare accordi con la Russia. Questa sitcom finisce qualche mese prima delle elezioni in Ucraina, delle elezioni presidenziali, però qualche tempo prima era nato un partito politico, guarda caso, che portava lo stesso nome della serie televisiva, si chiamava come partito politico Servitore del Popolo. Tu chiamale se vuoi coincidenza. E il candidato alla presidenza di questo partito diventa Zelensky, ossia l'attore che nella serie televisiva interpretava la persona comune che diventava presidente dell'Ucraina. Questo vuol dire che per 3 anni sono entrati in tutte le case dell'Ucraino, che è un popolo semplice, e gli fanno vedere tutti i giorni nelle proprie case quello che potrebbe essere il personaggio perfetto che loro identificano in questo Zelensky, in questo attore. Improvvisamente se lo trovano candidato alla presidenza con un partito che porta il nome della serie televisiva, e Zelensky viene votato col 70% dei voti. Hanno fatto in modo che un popolo non distinguesse realtà e finzione.